Siamo tornati in onda, siamo in diretta sul canale 14 del Digitale Terrestre. Tutto questo è Non Solo Roma e qui vi raccontiamo Roma e provincia tutti i giorni fino alle 14. Ma abbiamo anche delle piccole rubriche quotidiane con i giornali del territorio o anche nazionali, come nel caso di Pink Magazine Italia e insieme alla direttrice Cinzia Giorgio. Tutti i giovedì facciamo degli approfondimenti nella storia, nella cultura e anche nella moda e soprattutto nell'attualità del mondo femminile. Buongiorno Cinzia. Buongiorno Elisa, buongiorno a tutti. Grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Allora, anche oggi iniziamo il nostro approfondimento, tra virgolette, rosa in un certo senso. Allora, però oggi iniziamo facendo un bel tuffo nella storia e ripercorriamo un po' le vicende, la storia di un personaggio davvero emblematico. In questo caso oggi vogliamo parlare di Giovanna di Castiglia. Insomma, forse un personaggio un po' sottovalutato, possiamo definirla così? Sì, certo, possiamo e dobbiamo. Purtroppo spesso e volentieri molte donne, il contributo di molte donne viene diciamo messo da parte per enfatizzare invece diciamo il loro aspetto negativo, e in questo caso è proprio questo. Giovanna, che tra l'altro domani ricorre l'anniversario della sua morte, perché era morta proprio il 12 di aprile del 1555, Giovanna era detta la pazza, passa alla storia come la regina pazza e imbalsamata praticamente in una torre e messa lì per non nuocere a nessuno. Però ecco, ci siamo chiesti, ma era davvero pazza? E perché a un certo punto le cose non sono andate come volevano evidentemente gli altri per lei? E a queste domande ha risposto una delle nostre redattrici, Sara, che è andata un po' a fare una ricerca sui perché Giovanna sia passata alla storia come Giovanna la pazza, Juana la loca in spagnolo. Sì, perché lei aveva origini spagnole, giusto? Sì, lei era la figlia di Isabella di Castiglia e di Ferdinando d'Aragona, quindi insomma sì, un pedigree reale perfetto. I re cattolici, e lei fin dall'infanzia ha difficoltà a gestire, diciamo, il fanatismo religioso di sua madre, tant'è vero che ci litiga spessissimo e non vedono l'ora di sbolognarla e di darla in moglie a qualcuno. Questo qualcuno è Filippo il Bello, che era bello, veramente era passato alla storia perché era davvero bello e purtroppo anche fedifrago, perché la tradiva continuamente. E quando poi Giovanna, alla morte della madre, eredita la Castiglia e lei è costretta a tornare in Spagna con il marito, e il marito la cornifica allegramente con tutte le dame spagnole. Non ci pensa per... Ah, ok. Figurati, lei incomincia a dare segni di escandescenza, giustamente perché è gelosa, semplice, era innamorata ed è gelosa. Solo che ne approfittano per toglierle il trono e dire che è pazza, e purtroppo ad approfittarne sono inizialmente il marito e il padre, e poi addirittura il figlio. Quindi una storia tristissima questa. Abbastanza di... triste, sì. Però ecco, nell'ultima parte di questo articolo, devo dire molto interessante, voi titolate Giovanna mai più la pazza, perché c'è anche un po' il volere di rivendicarla, no? In un certo senso, adesso che si capiscono effettivamente le reali motivazioni, si può ben comprendere che insomma definirla la pazza era, insomma, c'era un gioco dietro, no? Evidente. Sì, c'era un gioco politico triste, perché poi lei muore in condizioni addirittura definite bestiali, comincia a non mangiare più, alla fine si lascia andare, e questo la dice lunga anche sul bisogno di alcune donne del passato d'amore, semplicemente di essere ascoltate, cosa che purtroppo a Giovanna non hanno dato modo. Vedi, non, Elisa, i natali nobili purtroppo non l'hanno aiutata, anzi le hanno proprio rovinato la vita in tutti i sensi, come purtroppo succede anche oggi, se ricordiamo a altre principesse, regine tristi certo, della storia, insomma, ce ne vengono in mente tante purtroppo. Un che bel hanno po', avuto sì. E qui un po' possiamo anche permetterci di dire una cosa, magari tantissimi dei nostri ascoltatori non saranno d'accordo con quello che magari mi permetto di dire, però possiamo davvero dire che i soldi non fanno la felicità, allora Cinzia?
Assolutamente, assolutamente, Elisa. Magari puoi dirlo, aiutano, ecco, magari aiutano, però ecco, la storia ci dimostra, anche abbastanza recente, devo dire, ci dimostra che purtroppo non garantiscono, ecco, la felicità assoluta. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra donna molto coraggiosa, insomma, attualissima, e praticamente di una donna che sta combattendo contro una patologia che è il diabete, una patologia abbastanza invalidante, dobbiamo dire, e lo fa in un modo davvero speciale, lo fa sott'acqua. Esatto, guarda, abbiamo intervistato questa modella romana che è una ragazza splendida, veramente splendida, si chiama Prisca Hartmann Giulianetti, tra l'altro giovanissima e bellissima, che ha iniziato la sua carriera di modella molto giovane e ci ha raccontato un po' come all'inizio alcuni designer le chiedessero di togliere il dispositivo che ha lei per controllare la glicemia. Certo. Per un motivo estetico, e lei all'inizio li accontentava, tra l'altro anche rischiando in un certo qual modo, però poi alla fine ha detto no, e già questo dire di no la rende già di per sé molto molto coraggiosa. Ma Prisca ha fatto di più, perché ha deciso non solo di essere il volto della Fondazione Italiana Diabete, lei è affetta da diabete di tipo 1 che colpisce, ricordiamolo, non è un diabete alimentare, diciamo, ma colpisce anche delle ragazzine, dei ragazzini, quindi certo, fin dalla tenera età, ed è purtroppo invalidante in alcune situazioni. Non si può, per esempio, la vita regolare è una cosa che possono vivere dopo un po', cioè bisogna adattarsi, bisogna reinventarsi, andare a fare una pizza con gli amici può essere un problema, quindi insomma è un diabete invalidante di fatto. Però lei che cosa ha pensato di fare? Ha pensato intanto di godersi la vita e di viaggiare in tutto il mondo, il suo lavoro glielo permetteva, per cui l'ha fatto tranquillamente, e ha deciso ancora di andare ancora più oltre, di spingere un po' oltre l'asticella, di alzare l'asticella e di diventare addirittura un sub, e quindi prendere un brevetto per apnee subacquee. È andata in Thailandia, e chiaramente sempre sotto l'osservazione medica della sua diabetologa, dell'istruttore e tutto quanto, però è riuscita a fare queste immersioni, e addirittura ci diceva che ha fatto ben 20 immersioni. Tra l'altro la ragazza che l'ha intervistata, la nostra redattrice che l'ha intervistata, è anche lei affetta da diabete di tipo 1. Quindi poteva ben comprendere, no? Poteva comprendere, poteva fare le domande giuste, certo. E Prisca veramente si è rivelata forse ancora più coraggiosa di quanto possa apparire, quindi ci è piaciuto molto. E tra le altre cose specifichiamolo, perché ovviamente è stata molto coraggiosa, perché le immersioni per le persone affette da diabete di tipo 1 sono vietate per legge, erano state vietate per legge fino al 2017, sì. Poi mi sembra di aver capito che ora in realtà è cambiato qualcosa, ovviamente sempre lo stesso. Sì. Controllo medico, chiaro. Certo, quello sì, ed è cambiato qualcosa proprio grazie a alcuni malati, di alcune persone affette da questa patologia, che hanno deciso però di sfidare, di provarci, di fare piccoli passi per riuscire, e ci sono riusciti, per cui anche Prisca a un certo punto ha detto voglio provare anch'io, e c'è riuscita, e la sua giovane età, la sua determinazione, insomma, la rendono veramente una ragazza, un esempio da seguire di coraggio, di determinazione, quindi poi siamo ancora più contenti perché è romana, quindi infatti Cinzia, poi in questo caso ci ricolleghiamo all'argomento che abbiamo trattato nella seconda parte di Non Solo Roma, cioè lo sport non dovrebbe avere limiti, no? Chiaramente sempre considerando i limiti anche un po' della nostra della nostra salute, assolutamente, però anche qui insomma, certo, cioè, possiamo fare sport ovviamente con le dovute accortezze. Concludiamo con l'ultimo approfondimento, e qui veramente entriamo proprio in un gorgo attualissimo, quello degli amori 4.0. Insomma, la nostra era è un po' problematica sotto il punto di vista delle relazioni, Cinzia, è evidente.
Ahimè sì, Clelia, la redattrice che si è occupata di questa intervista alla terapeuta Amelia Brunotto, una terapeuta molto nota che ha aperto questo progetto, ha inaugurato e ha sostenuto questo progetto Amori 4.0, e diciamo che la dice lunga sulle relazioni dei tempi nostri. In sostanza, Elisa, che cosa è emerso? Che la parità dei sessi purtroppo ha portato in alcuni ambiti diciamo delle difficoltà di relazionarsi perché tutto quanto è diventato anche un po' più asettico con il fatto che ci siano anche i social, di questo ne parliamo spessissimo anche con voi. I social hanno portato in effetti a vivere delle relazioni in modo virtuale e lì dove poi però c'è la zona del pratico, quando si entra poi nel pratico, alcune volte si ha veramente difficoltà a gestirla. E pensa che la Brunotto in questo è molto esauriente ed esaustiva, vi invito a leggere quello che dice, a un certo punto dice anche che quando finalmente avremo la totale parità, sarà nel momento in cui non ci considereremo più né donne né uomini, ma semplicemente persone che svolgono mansioni che indipendentemente dal loro Certo, ruolo. E certo. quindi è interessantissimo questo suo punto di vista. Come ad Ci esempio la questione piace della cura personale, no? C'è un po' bellissima. ovviamente, come si dice, nell'immaginario comune la cura della persona è relegata alla donna, c'è ancora molto, no? Diciamo questo stigma in un certo senso, ecco, se riusciamo a scavalcare anche Certo. quello, magari ecco, chi lo sa, le nostre relazioni potrebbero funzionare un po' meglio. Ecco, effettivamente io personalmente mi aggancio a quello che dice Amalia, nel senso che i social ci hanno connessi assolutamente, hanno creato più connessione, ma sotto altri punti di vista ci hanno molto allontanato, no? È vero, sì, ecco perché è necessario, diciamo, che la società un po' si riorganizzi, considerando che i social non si possono estirpare, No, perlomeno chiaro, non ormai su. no. Ormai no, per cui dobbiamo semplicemente riorganizzarci. Questa è una speranza che lei dà per il futuro. Ci piace questa cosa che semplicemente non è cambiato nulla, ma ci dobbiamo riorganizzare e appunto la cosa importante è che le mansioni devono essere condivise a 360 gradi. Quindi vedremo sempre più papà che accudiscono i bambini e magari mamme che invece vanno a fare il tiro con l'arco, non lo so, adesso ti Infatti, sto dicendo delle non lo so, a cose. giocare a padel, che adesso va molto, no? Esatto, sì, anche per altre ragioni. Certo, assolutamente. Beh, quindi dobbiamo un pochino, ecco, adattarci un po' ai tempi che evolvono, quello assolutamente, sperando che ovviamente non si perda di vista anche un po' il sentimento, no? Quello secondo me è importante. Va benissimo adattarci ai Assolutamente. tempi, anche ai tempi frenetici che stiamo vivendo, perché è evidente, siamo tutti molto di fretta, però insomma sarebbe bello non perdere di vista che esiste un sentimento di base, che sia amicizia, amore, qualsiasi, insomma, di qualsiasi natura sia. Io ti ringrazio, Assolutamente. Cinzia, per essere stata anche oggi in nostra compagnia. Noi torniamo giovedì prossimo, allora. Torniamo giovedì prossimo. Ti ringrazio Elisa, ringrazio tutti, buon proseguimento. Grazie, Cinzia, a presto. Ebbene, ci fermiamo per l'ultima pausa in programma e torniamo tra pochissimi istanti dando spazio alla cultura. Torniamo a teatro.